Cosa hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera, un coatto, una perpetua e un muto? Mamma mia, ragazzi, io mi scuso con tutti voi, veramente, ma questa fiction è veramente tremenda. No. Quella donna è un angelo, e quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei. Ma quella caccia solo i coatti. Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto. Che monnezza. Ma sul marciapiede lavorate! Io vi ho lasciato nel vostro villaggio che eravate educate, per bene. Adesso vi trovo senza pudore, senza ritegno e pure senza mutande. Ma è una merda. Sì, è una merda. Regà, grandi notizie. Valentina si sposa. Siamo tutti invitati al suo matrimonio. Alle Bahamas. A quegli soldi. Gli escono dal bucio da Oscar. Ma mostrava più culo, mica una provaccia, no? Che cupole! Che pezzoli! Cioè, che pezzoli! L'abbiamo girata noi questa. Lo capite anche voi che la scena così com'è non va bene. Ma per carità, è imbarazzante. All'apice del suo splendore, Firenze fu colpita da una terribile calamità, la noia. Per combatterla, cinque amici si affidarono a nuovi rimedi. Zingarate, bischerate, cazzeggio, cazzeggio. Una beffa come la vostra vale la pena portarla avanti. Merita coronarla degnamente. Perché non c'è un cazzo da ridere! L'Eros è la potenza primordiale che domina l'uomo. Chi è Nicola Albinati? Io. Io pure. No, sono io. Sono la tua nuova fisioterapista. Che male. Fisioterapista della minchia. Non ti preoccupare se hai un'erezione. È normale. No, no, che erezione? Guarda che è un bene. Vuol dire che funziona tutto. Mia maledetta. Ricordatevi una cosa, ogni divorzio inizia sempre con un matrimonio. Dai, 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 ti prego, gira tu sta scena de merda, dei baci de merda. Giampi, ti fermi a cena qui da noi dopo? No, grazie, previ scanna a casa che dopo mi vi assonno. Dal 6 febbraio nei migliori cinema. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Azzoreda! Devi entrare a far parte di quell'accolita. Ma lì nessuno c'ha l'accolita. Accolita. No, accolita. Ma come forro con la F? Che gente strana. Box Office 3D. Un film di Ezio Greggio, anche in 2D. Ave o Massimo. Non mi devi rompere il cazzo! Peggior Natale della mia vita. Sì, signori. Avete capito bene. Noi la qualità ci ha rotto il cazzo!